Semplicemente arrivo e faccio... Come tutti quanti noi ben sappiamo, Discord non è proprio il posto più sicuro del mondo. E dato che come al solito io cerco di risolvere i problemi della mia community, dato che ci tengo tantissimo, ho avuto la magnifica idea di creare un tribunale su Discord, dove le persone entravano a raccontare i loro problemi in base al tema della serata. E anche stasera il tribunale sarà in live, quindi ti aspetto su Twitch alle 20:45. Puffetta la suora! Bene, no. Allora, nostra cara suora, ma se tu sei una suora, come fai ad avere relazioni? Dai, io prima, cioè, non prima di farla suora, dopo aver fatto la suora, io ho avuto un periodo di riflessione sul mio cammino spirituale. Il periodo di riflessione è prendere cazzi? No, no, aspetta, aspetta. Io quando ero qui nel server 6 mesi fa, davvero ero una suora. Ricordo, me lo ricordo, me lo ricordo. Ero davvero casta e pura, non sto scherzando. Scusami un attimo, scusami 2 secondi. Ma tu, suora, in convento entri in un Discord pieno zeppo di persone scappate di casa, bestemmiatori, apologia al fascismo e tutto di più, cioè, ma io leggo Catechisti di Cristo, pensavo fosse, infatti io avevo un confessionale, come puoi confermare Ale? Effettivamente questo è Catechisti di Cristo. Io avevo un confessionale dove facevo le messe, puoi confermare Ale? E c'ero entrato anch'io una volta in una messa. L'ho confessato una volta, lui anche. Posso confessarmi anch'io? Tu ridi, ora no, ma ora sono in un altro periodo di riflessione. Esatto, il secondo. Liberata da questa curiosità, che cosa ci racconti di divertente? Io nel mio periodo di riflessione, quindi, quest'estate, feci animatrice per il 3° anno di fila e conobbi questo cameriere con cui, diciamo, mi presi subito, cioè mi innamorai subito di questo qua. Come amore lui a prima vista? Quindi, no, no, proprio a prima vista. In realtà ci siamo incontrati successivamente in discoteca e là ci siamo innamorati. Che abbiamo ballato insieme, abbiamo fatto il pescaggio del pesce, la mossa, non so se la conosci. Cioè, ci siamo... Cosa? Aspetta, il pescaggio di che, scusami? Hai pescato il suo pesce? Io facevo il pesce, no, io facevo il pesce, lui pescava. Io saltellavo. No, aspetta, è una mossa. Jake, facciamo il pescaggio del pesce. Vai. Ecco qua. Vedi, così, bravi. Che figata! Non proprio così. No, quello è un altro pescaggio del pesce. Ah, ok, allora così allora. Quello è quando poi io. No, quello è un'altro ancora. No, tu devi fare quanti il pesce. Quanti tipi di pescaggi avete? Mamma mia. Dopo questo passo di danza, a me stava troppo simpatico, io stavo troppo simpatica a lui e iniziamo ad uscire. Però dopo io gli dico, guarda, io, perché lui mi chiese comunque se volevo andare oltre, no? Io gli dissi, guarda, io sono vergine, perché davvero ero vergine, e voglio aspettare perché per me è una cosa importante. Dopo un mesetto che stavamo uscendo così, decidi di farlo con lui, no? E da lì iniziamo a farlo tutti i giorni. Ah! E sembrava andare tutto tutti, bene. Tutti i giorni. In posti stranissimi, dagli sgabuzzini dei giochi dei bambini, alle case sugli alberi, al regà ovunque, ve lo giuro. Ma che cazzo? Non avevamo il posto perché nella mia camera c'erano altre 5 ragazze con me. Scusami, nella sua altri 4 ragazze. Scusa un attimo, ma com'è che tu da casa e chiesa Gesù Cristo viva la misericordia e cose così sei andata diretta? Cioè qui c'è bisogno un attimo di un Jake, ma l'ha detto, è la pausa di riflessione. Comunque io gli dissi, però andiamoci più piano, perché effettivamente, cioè, tutti i giorni era esagerato, cioè mi sembrava solo di far quello, non uscivamo più, scopo, non andavamo amicizia? Più a fare gli appuntamenti, sembrava un po' quello, esatto, ma a me non piaceva come idea. Quindi io gli dissi, guarda, io voglio più qualcosa di sentimentale, tu che cosa ne pensi? Lui mi disse, no, ma per me è stato per trombare l'estate. Però non finisce qua la storia. No, vabbè, non finisce qua la storia. Io ci chiudo quindi con questo qua, torno a casa mia dopo la stagione estiva, vengo a cioè parlando con la mia migliore amica, che è anche lei un'animatrice che con me in camera dormiva, mi fa, ma con Marco come va? Ciao Marco. E io gli faccio, guarda, ma con Marco è finita, gli spiego a lei, no? E lei mi fa, ah no, ma perché più che altro non sapevo come dirtelo, io ci ho scopato. E ho chiesto il giorno e ho scoperto che ci ha scopato il giorno dopo che io gli dicessi di aspettare perché ero vergine. La programmazione, ma che cazzo è? Perché lui fa le scopate su Notion, lui? Ale. Dica, stai merda mentre mangi? Bro, se vuoi te lo faccio, no. Ti lecco il cazzo. Buonasera, Trauma! Ciao, bello! Sì. Allora, che ci racconti? Diciamo che c'è stato un episodio in particolare.
Un giorno di una settimana di gennaio stavo andando pullman a casa della mia ragazza, perché appunto eravamo tipo a fare un'ora e meno un quarto di pullman. Io arrivo a casa sua, l'unica cosa è che appena io entro in camera sua per salutarla normale, vedo che c'era il suo migliore amico affiancato. Lei gli stava parlando e diceva Come è successo poi? Quindi praticamente diceva no ma è tutto normale, era venuto per aiutarmi per una cosa. Mia sorella conosceva appunto la mia ex e mi aveva detto è stata con più tipi diversi e li ha tutti traditi per i suoi migliori amici. Allora, domanda, ma tu che cazzo ti sei fidanzato a fare se sapevi già a chi andavi incontro? Posso essere tragico, ma tragico a livelli assurdi. Se lei ha un migliore amico, io non mi ci metto. Se lei ha buoni rapporti con gli ex, io non mi ci metto. Se lei fa OnlyFans, io non mi ci metto. Se ha un migliore amico, non fate come me, perché se la vuole solo chiava. Finito qua. Il 99% dei migliori amici, letteralmente. E il restante 1% è gay. Ok, buonasera Roselix. Ciao carissima, dici pure. Roselix, la mia storia inizia quando io avevo 13 anni e questo ragazzo 12. E un giorno questo ragazzo mi scrive: guarda, ti devo dire una cosa, vuoi essere la mia fidanzata? Mi ci fidanzo, a posto. E questa relazione durò 4 mesi. In 4 mesi non mi tradì una volta, ma 3. Non una, tre, non due, volte tre. In 4 mesi? Ma questo a 12 anni tradiva, mi chiedono dalla chat. Sto tizio mi scrisse: guarda, ti ho tradito. Ho sentito il mio cuore che ha fatto crack. Si è proprio rotto peggio di un uovo. Ma 12 anni? Jake? Sì. Oh, buono! Ora, la cosa è stata la mia vendetta. Ed ecco la parte dolorosa. Allora, ti sei vendicata? Sì, in modo tanto fisico. In modo fisico? L'hai picchiato? Qua. Cosa? Lui mi invita a casa sua, come sempre. Mi chiede un... A 12 anni? Sì? Ma che cazzo! Ed è qui la mia vendetta, signori. Qual è la cosa più dolorosa per voi maschi? No! Vediamo se... No! No! No, stai scherzando! No, stai scherzando! No, stai scherzando! No, stai scherzando! Tu vuoi dirmi che tu gli hai morso il cazzo? A 12 anni! Sulla punta, proprio. Punta. Cazzo sto sentendo! Ma che cazzo sto sentendo? Tu le donne bine bine, tu le donne bine. Buonasera, Francesca! Oh. Ciao! 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 Ciao Francesca! Ciao carissima, buonasera. Come stai? Tutto bene, voi? Che storia ci racconti oggi? Sei stata spostata perché le donne precedenti hanno raccontato delle storie fantastiche e quindi ho detto: senti, mo sposto ancora un'altra donna. Tutto bene. Dai, dici pure. Va bene, cercherò di essere più breve possibile. Con questa persona l'ho conosciuta, ci siamo messi insieme e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, tutto di più. Comunque era una relazione abbastanza seria, la reputiamo così. E lui... Tutto normale per adesso, no? Sì, infatti, lui un giorno dovevamo uscire, una sera, e mi fa: va bene, io adesso sono al parrucchiere, mi aspetta alle 7 là nel posto, poi io arrivo. Vado là alle 6.45 perché non volevo avere ritardo. E alle 7 arrivano alle 7. Non arriva, vabbè, ok, aspetto ancora un po'. 7:15, non arriva. Arrivano le 8, non arriva. Poi ho scritto pure a suo fratello, perché, cioè, dopo un'ora e mezza che non risponde alle chiamate, non è, cioè, sparito, morto. Scrivo a suo fratello e gli dico: ma questo dove è finito? E lui fa: guarda, non risponde neanche a mia madre. Dopo, mi fa: adesso esco di casa a cercarlo. Dopo un po' esce e lo ritrova per strada. Migliore amico. E io dico: vabbè, ok,
non volevi uscire con me, volevi uscire col tuo amico, perché poi mi ha detto, stavo merda, avevo litigato, va bene, ok. Però me lo dicevi, io stavo a casa, nel senso, va bene. Minchia. Ma in breve, suo migliore amico era geloso che io e lui passassimo molto più tempo insieme rispetto a loro due. Addirittura, addirittura il cazzo è geloso di un altro cazzo. Infatti! Questo è un dettaglio importante. Dentro il gruppo di amici che avevamo c'era una sua ex, però di un anno fa, cioè di un anno prima. Vabbè, io c'ero molto amica, dico solo questo. Quindi nulla, succede sta cosa, va bene, il migliore amico si incazza e lui inizia a essere dedicato e io inizio a dire, ma cazzo parliamo, cioè perché sei così? Quindi dopo due giorni che non mi parlava quando uscivamo, lui mi dice, guarda, ho delle motivazioni per cui questa relazione sta andando bene. Io faccio, dimmi. E lui, le motivazioni. Mi chiedi di accompagnarti più o meno a casa, crocchi le merendine e mi chiedi le sigarette. Queste sono le tre motivazioni che mi ha detto. Il giorno prima del Games Week, il 23 mi sembra, lui mi lascia. Piacevole! Per altre motivazioni che non erano le stesse. Mi fa, guarda, è un periodo di merda perché con la mia famiglia ho bisogno di... Fammi indovinare, questo voleva combattere i suoi demoni del passato, a quanto pare, perché doveva... Ho i demoni nella testa! Lui non è idea. Musica phone! So aiutare, appunto, gli dico, gli fanno, guarda, io in questo periodo non voglio più ragazzi, non voglio più neanche scopo amicizia, non voglio niente, non voglio a che fare più con le donne. Io devo combattere i miei demoni del passato, non posso stare con te, mi dispiace, no. Ti ho voluto bene, addio. Buonasera, ciao Rea! Ciao Rea, come stai? Ciao, male ora che ti sento, però vabbè. Non è vero, sei una bugiarda! Scrivete tutti che è un bastardo sotto, mi raccomando. No ragazzi, non fatevi comandare da una donna, per favore, dai, basta. Dai, ciao. Allora, una breve introduzione, poi lo svolgimento e poi la conclusione. Spoiler e conclusione sarà io che rido. Quella volta in cui mi beccarono a quasi scopare su una barca abbandonata. Ma tu te le cerchi, cazzo! Tu te le cerchi! Allora, all'epoca avevo 15 anni. Ero fidanzata col mio primo ragazzo, appunto, serio. Entrambi quindicenni, quindi cosa succede? Contesto. A 15 anni... Sei stupido? Non è che io portevo... Si fa la sabba Chris Sparkle? Stai zitto. Andavamo sempre in questo posto che è un molo dietro casa mia. Fate sesso con i pesci? Passaggio. Attenta a non confondere il pesce. Che succede? Che noi andavamo spesso al molo perché era, diciamo, il nostro posto di ritrovo per stare insieme. Una volta lì c'era questa barchetta, presente tipo le barchette dei pescatori, quelle da quattro posti? Io non esco di casa, che cazzo dici? Vabbè, c'era una barca girata al contrario, abbandonata, in cui noi spesso ci sedavamo a guardare tipo anche il tramonto, eccetera, eccetera. Quel giorno lì, non si sa perché, entrambi, vabbè, gli ormoni da quindicenni, su questa barchetta... Oh, ma quali ormoni da quindicenni? Che io a 15 anni giocavo alle Bed Wars di Minecraft, Abbiamo vissuto in un'epoca diversa. Epoca diversa? Oh, abbiamo 3 anni di differenza, cioè, mamma mia! Vabbè, comunque, che succede? Ci viene questa voglia matta di farlo su questa barca. Minchia, è geniale! Niente, che lui, tipo, allora iniziamo a baciarci, e dal baciarci succede che lui è sotto e io sto sopra e iniziamo a toccarci. Immagina la scena, io che lo stavo baciando così, siccome ero quella sopra, alzo gli occhi, c'era un vecchio insieme a un bambino che non avrà avuto più di 3-4 anni. Siccome c'era lui sotto che era tutto infognato, che continuava tipo, io, cioè, non dirò il suo nome, quindi faccio... Federico! Federico, e lui tipo, sì, dimmi, e io, no, fermati, guarda su, anche lui si gira, vede sto vecchio, si mette le mani davanti alla faccia e fa, io voglio morire. Ma io immagino il bambino, ma che cazzo porti un bambino? Il bambino era tipo lì così a bocca aperta, però gli ha coperto gli occhi, ma il vecchio, il bastardo, ci è rimasto a fissare tutto il tempo, e quando io mi sono girata... Secondo me il vecchio voleva vedere qualcosa, cioè, secondo me hai vecchio, capito? Hai visto due ragazzi giovani e ho detto, oh, materiale, oh! Chiedo umilmente scusa al bambino che adesso probabilmente magari ti sta anche seguendo e va alle medie o qualcosa del genere. Ehi, se a 4 anni hai visto due persone fare cose su una barca e sei in chat, ti chiede scusa. È colpa Io di tuo nonno. Io ti chiedo umilmente scusa. È colpa di tuo nonno. Fanculo a tuo nonno. Shen suo, zhu shui zhijian yao you kongqi, jiang shui fenwei.
Buonasera, Estric! Ciao, carissimo! Sono un problema, sì, sono bolognese. Sì, sei un problema, hai capito? Io sono il problema! Sì! Allora, come stai? Devo partire per Bologna, quindi... Mi dispiace un sacco. Bro, allora, io sono assai curioso di sapere che cosa lei ci deve raccontare in questa serata. Si parla di circa un anno e mezzo fa. Lavoravo già da un anno con mio padre come assistente tecnico. Dovevamo installare degli autoparlanti per tutta l'azienda. Okay. Nessun problema. Ero con mio padre, però mi aveva chiesto di andare a prendere del materiale che avevo lasciato in macchina. Ok. Beh. Abbiamo una figura di merda lavorativa, quindi, stavolta. Una figura di merda lavorativa. Ok, mi interessa. Devo prendere una cosa fatta di metallo ed è estremamente tagliente. Che succede? Mi taglio! E fin lì va bene. Chiudo la porta della macchina. Semplicemente arrivo e faccio... Ritorno dentro, colante di sangue tutto quanto, che provo a chiamare mio padre e dire: papà, devo... c'è una garza, c'è qualcosa. Insomma, andavo a cercare un kit di pronto soccorso. Tutti mi guardano con la faccia sconvolta. Ho detto: vabbè, si sarà sconvolti perché c'avevo il taglio. Mio padre arriva, mi guarda incazzatissimo. Jacopo, avevi l'applicazione aperta. Si è sentito in tutte le cazzo distanze. Cosa? Io non me ne ero accorto. Da lì in poi quell'azienda mi ha sempre guardato male. Originale, ha tirato la bestemmia a tutti. Adesso io voglio capire, tutti questi altoparlanti, quanti ce n'erano in totale? Saranno stati 4 o 5 se non ricordo male. Merda, cioè... Mi si è sentito bello forte. Vabbè, ragazzi, uno spam di F in chat, non lo so, un po' di consolazione. Ragazzi, spostiamo l'ultimo. Ciao Dino! Ciao Christian. Ragazzi, grazie mille per essere stati in live. Che ci racconti di bello? Qualche ora fa, un'ora fa circa, praticamente ero nel mio sito preferito, Giallo Giafferano, e stavo cercando una nuova ricetta per le cotolette e volevo... E volevo condividerla in chat nel mio Discord server preferito, no? Ok. Però è successo un misfatto. Io ho iniziato a condividere la mia ricetta con tutti quanti i passi, gli ingredienti, tutto. E a caso mi trovo bannato. E mentre condividevo la mia ricetta preferita, mi sono trovato bannato. Per fortuna che abbiamo dei grandi cuochi come Mercy, che hanno capito la mia arte e mi hanno sbannato. Cioè tu sei appena stato bannato dal server? La mia cotoletta non è piaciuta. Ah, ok, allora ha senso. Quindi tu sei stato appena sballato dal server e sei un mio editor. Però, se vuoi adesso ti leggo la ricetta, che così anche a chat si educa un pochettino. Va bene. Quale carne utilizzare per le cotolette? Si può utilizzare qualsiasi tipo di carne, ed è in particolare delle fettine di lonza di maiale, di vitello e di tacchino. Come cuocerle? Si possono cuocere fritte? L'olio che vi consiglio è quello di oliva, oppure di semi, e deve essere caldo ma non bollente, per il risultato asciutto. Si possono cuocere in forno. Puoi dare uno sguardo a cotolette al forno, sempre su Giallo Zafferano. E per delle fettine non troppo spesse andranno bene dai 15 ai 20 minuti in forno statico. Si possono cuocere in friggitrice ad aria per 20 minuti a 180 gradi. Quindi, se volete, prendetevi una friggitrice ad aria, codice affiliato Cristo Sparpol. Grazie per aver sponsorizzato il mio codice affiliato. Grazie mille Dino per aver condiviso questa cosa. Grazie mille staff di Catechisti di Cristo per avermi bannato per le mie cotolette, e anche staff di Catechisti per avermi sbannato. Ciao Dino.